i comuni sono parte integrante dell'idea di un paese che fa della sussidiarietà il comune denominatore. Anche nella riforma sull'attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione stiamo lavorando tutti d'accordo, d'accordo anche con le regioni, per prevedere un legame diretto tra Stato, regioni e comuni. Senza i comuni non c'è il paese, i comuni sono le fondamenta della Repubblica e lo ha ribadito, ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica, e intorno ai comuni stiamo costruendo l'idea di autonomia differenziata del paese. Ma il tempo purtroppo ci mette ogni volta di fronte alle nostre responsabilità, e io penso debba unire il Parlamento in una riflessione molto seria, che si fa quando piove, quando nevica, quando ci sono calamità naturali, e poi si tende a dimenticare dopo. Il consumo del suolo non può essere oggetto solo di dibattiti e di convegni, ma di un'azione politica molto forte. Io ho insistito in questi anni nella legge di bilancio, nella riforma della legge di bilancio che abbiamo approvato nel 2016, c'era espressamente un riferimento al BES, agli indicatori di benessere ecosostenibile, che portavano alcuni indicatori ad essere più stringenti di altri. Ecco, se noi facessimo diventare il consumo del suolo uno degli indicatori che vincola le politiche pubbliche, forse, non dico l'anno prossimo, ma tra 10 o 20 anni i nostri figli e i nostri nipoti potranno essere orgogliosi di noi. Altrimenti, ogni volta che c'è una pioggia pensiamo alla protezione civile, pensiamo alle risorse che dobbiamo trovare per colmare i danni, per provare a ridurre i danni che vengono fatti. I comuni da soli non ce la fanno, i comuni vanno aiutati, vanno assistiti, ma una cosa è parlare di emergenza, un'altra è di idea di un paese che rispetta l'ambiente che abbiamo il piacere e l'onore di vivere. E io ho la sensazione che anche dai dibattiti che stanno venendo fuori quest'anno in ANCI si percepisca come c'è una classe di amministratori locali che hanno fatto del rispetto dell'ambiente un punto fermo della loro azione politica, e noi dobbiamo esserne orgogliosi.